Eccoci, eccoci, si sbevazza durante le pause del D1 Ader Remida, non si tira indietro Filippo Etna che è cortino al tavolo. Sì, abbastanza cortino, tipo mezzo average solito, però c'ho quei 30 golosi bui che adesso quando li mettiamo in mezzo vediamo di farli fruttare. Ma no, è il solito torneo, è bello, mi piace, lo sai, lo sapete che li gioco tutti i Remida e prima o poi ci arriverò in fondo, perché per statistiche prima o poi ci arriverò, non so se sarà oggi, però siamo ancora in corsa. Comunque 30 blind non è una meraviglia, però se riesco a sfruttare un paio di spot un pochino favorevoli ce la giochiamo ancora, tanto il torneo ricordiamo che è sempre domani che si decide, oggi è una fase tra virgolette preliminare. Tavolo abbastanza sereno, non ci sono grossi problemi, giocatori abbastanza solidi, quindi giocano con mano, è che ce l'hanno, quindi giocano e vincono, e vanno loro, ci sta. Ci proviamo, siamo qua, non si molla. 30 bui, comunque un double up significherebbe insomma riportarsi alla grande. average. Con queste strutture, con questa struttura si può giocare. Faccio double up, ma mi rotolo per terra dalla felicità, però non sarà semplicissimo. Però ci proviamo, vediamo, vediamo. Uno spot favorevole ce lo giochiamo serenamente. Cioè no, domani mi sembra che ci sia la waiting list, però c'è rientri, nel dubbio. È una formula che su cui tutti puntano, mi sa, questa del rientri, ma si nota al tavolo che c'è chi gioca già pensando a questo magari oppure? No, al nostro tavolo no, sinceramente no, c'è un ragazzo che spinge ma è proprio il suo modo di giocare, non è che gioca così per i rientri. Io onestamente non sono un appassionato né dei rientri né dei rebuy, cioè io cerco di giocarmi il torneo, giocarmi tutte le chance sul colpo unico. Però vabbè, ripeto, siamo qua tutto il weekend, quindi un'opportunità in più, se proprio non dovesse capitare questo fantomatico double up al day 1A, vediamo, vediamo, cioè, ripeto, siamo qua, domani poi ci sono anche tante chip in giro, perché fai due conti, c'è tipo il triplo delle chip che ci dovrebbero esserci, circa il triplo delle chip di oggi, quindi insomma, può anche essere più facile magari prendere una piccola rampa di lancio. Ci proviamo, noi ce la mettiamo tutta come al solito. Assolutamente sì. Senti, questa nuova stagione quindi è iniziata, tu che realisticamente che progetti hai? Giocherai ovviamente le varie tappe, cosa preferiresti fare? Diciamo, arrivare 5 volte ITM oppure fare un bel grande risultato? No, bisogna fare la botta ragazzi, scusate il termine, mi sono rotti i maroni di fare la bandierina, che ripeto è importante, soddisfacente, però ci vuole il colpo giusto, ma di soddisfazione, non è tanto... Ma ripeto, quest'anno io sono contento, ho fatto 4,20, ho fatto praticamente 3 tavoli finali su 4,20. Mai vinto, e non si vince mai, mai, no? Però no, non è vero, ho vinto un torneino, ho vinto il Master a campione per un torneo all'interno del casino che non vale come bandierina, vamos. Però ho fatto quarto Venezia, SNAI, ottavo di Mortacci alla notte di non mi ricordo, gli assi di Poker Club, sono ancora al Cimurro, però è stato un bel torneo, però mi sto alcolizzando ancora adesso. E quindi ti dico, non posso non sentirmi soddisfatto, sto giocando discretamente bene, quindi non mi do proprio le martellate sui genitali per come ho giocato, c'è ancora tanto da fare, tanto da migliorare, ci proviamo e siamo qua anche per migliorarci se ce la facciamo. Senti, tu come giocatore come ti descriveresti, che stile di gioco hai? Scarso? Sì, è una classificazione. No, allora, io sono più sul tight rispetto all'aggressive, sto aprendo un po' range di mani perché comunque non sono un giocatore con tanta carta, cioè nel senso, normalmente non ho proprio una fornitura di carte di alto livello. Però ci stiamo evolvendo un pochino, ci stiamo giocando un po' di mani marginali, cercando di sfruttare qualche spot favorevole e proviamo a fare double up con tipo 9 alta, una cosa del genere. E come specialità sei un giocatore prevalentemente da tornei, ti piace anche cash o altre? Cash lo odio, lo detesto, lo ripudio, non mi piace né live né online, per me il cash è un altro gioco, cioè proprio un altro gioco. Quindi io mi definisco comunque un appassionato di tornei, non un torneista, perché i torneisti sono quelli forti che vincono, io non vinco mai, quindi non mi definisco un torneista ma un appassionato di tornei. Per me la modalità MTT è quella giusta che può dare soddisfazione anche in base al mio stile di gioco.
Perfetto, quindi adesso sta riniziando il torneo, quindi ti lascio tornare. Sono anche di buio, quindi devo metterle a caso. Adesso è il caso di andare a metterle a caso così. Allora forse è meglio lasciarti, augurarti in bocca al lupo e ci rivediamo, spero. Adesso senti player out e torno indietro, 5 minuti, è un attimo. Perfetto, perfetto, no, speriamo di no. Lo dico fra 5 minuti. Grazie mille, più tardi. Grazie a voi, ciao.